Si cominciano a spendere i fondi del PNRR per la sanità territoriale, che ricordo, parliamo di case di comunità, ospedali di comunità, centrali operative. Questo è un progetto che dovrebbe rispondere proprio al territorio, cercando di intasare il meno possibile i pronto soccorso e gli ospedali. Parliamo intanto, nel caso della nostra provincia, gli ospedali di comunità sono tre: Agrigento, Bivona, Santa Margherita di Berice. Parliamo di case di comunità, nella nostra provincia sono 19. Ricordo che ne erano state individuate 12. Dopo un lavoro di concerto minuzioso, di ascolto del territorio, di audizioni e quant'altro, in Commissione Sanità se ne sono aggiunte altre 7. Da Canicattì a Santa Margherita, passando per Menfi, passando per Sciacca, passando per Bivona, Cattolica, Aragona, insomma sono 19 le case di comunità. A che punto sono? Dove siamo arrivati? Siamo arrivati al fatto che il primo 10% di questo investimento è già arrivato e l'assessorato lo ha trasferito alle varie aziende ospedaliere. La Invitalia ha fatto un lavoro che è quello di aggiudicare i lavori, si è in attesa di vagliare la documentazione delle ditte che hanno partecipato per poter appaltare questi lavori. Complessivamente parliamo di una somma di quasi 800 milioni di euro ed è una somma notevole ed è una somma che può dare risposta di qualità perché gli 800 milioni devono essere utilizzati per le tre misure di cui ho detto prima, ospedali di comunità, COT e case di comunità, ma anche per ospedali sicuri, quindi mettere in sicurezza da un punto di vista strutturale le strutture vecchie che abbiamo, la digitalizzazione, l'acquisto di grandi apparecchiature. Per le grandi apparecchiature l'assessorato ha già provveduto, poi mano a mano che i lavori vengono fatti, vengono eseguiti, su piattaforma vengono inseriti i dati e il Ministero rimborsa i soldi. Quindi parliamo, ripeto ancora una volta, di una somma notevole, 800 milioni di euro. Tutto questo dovrebbe dare un grande respiro alla nostra sanità e mettere in sicurezza quella che è la fragilità della salute del cittadino che può rivolgersi alla casa di comunità o all'ospedale di comunità e comunque avere vicino una centrale operativa per essere, diciamo, il più veloci possibili. L'altra cosa importante che voglio mettere in evidenza sono le date, le scadenze. Allora, entro il 30 giugno del 2026 questi ospedali sicuri, i lavori devono essere terminati, entro il 30 settembre del 2024 le case di comunità, entro il 31 marzo del 2024, quindi quanto prima, le centrali operative devono essere completate e gli ospedali di comunità devono essere finiti entro il 31 marzo del 2026. Noi, parlando del territorio di Agrigento, diciamo così, ovest, noi abbiamo l'ospedale di comunità di Santa Margherita ed è una delle cose che come Presidente della Commissione Sanità ho voluto per dare risposta a questo territorio. Ed è una delle strutture su cui puntiamo, l'importo del finanziamento è di circa 2 milioni e 300 mila euro e nel momento in cui questo territorio avrà una risorsa come un ospedale di comunità, noi crediamo che in termini di risposta sanitaria il cittadino potrà sicuramente avere quelle risposte che magari in questo momento questo territorio non ha.